Ciao amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video con la nostra guida in italiano. Oggi episodio extra, come era già successo per Utao, perché oggi non è il classico episodio in cui andiamo avanti con l'Arconquest, quella arriverà prossimamente, ma oggi siamo qua per provare a tirare qualche multi risparmiata sul banner di Raiden. Nonostante io sia la prima a sconsigliare di pullare per i personaggi di Inazuma quando si è ancora di AR basso o quando non si è ancora arrivati a Inazuma, visto che è tornata, visto che io sono main Raiden sull'account principale, ma sicuramente lo sapete già, e quindi non potevo non provare a tirare qualche multi. Abbiamo il garantito e abbiamo trovato Deia. Era uscita una Deia che vi ho fatto vedere di recente in live, e questa signorina Deia è uscita nel banner di Kazuha. Da lì non l'abbiamo più pullato, il PT si è cancellato, quindi non sappiamo a quanto siamo. Sappiamo soltanto che appunto abbiamo trovato Deia, quindi abbiamo un garantito qua per noi. La nostra Jin ci permette di andare sul banner. Abbiamo un garantito, abbiamo due multi, più grazie anche alle pulline mensili, un'altra multina alla fine della fiera. Tre multi, mancano tutti i 4 stelle che vedete qui, quindi qualsiasi cosa uscirà sarà comunque comodo. Speriamo esca qualche 4 stelle personaggio e non solo armi, perché insomma. E vabbè, aspettative sui 5 stelle, io non penso esca niente perché dovremmo essere a PT2-3, perché dopo Deia non avevo fatto grandi cose, però vediamo, vediamo un po'. Quindi io sono qua, i ragazzi in chat sono belli carichi. Amici, la situazione è questa. 5 stelle, come avete visto, io purtroppo, o per fortuna, non ho quasi niente in questo account. Sarebbe bello vedere un early pity, però, come ben sapete, è tosta, è tosta. Noi però ci proviamo. In questo account aveva sculato già un early pity. Su questo banner qua è uscita Jin. Se ve la siete persa, andate a recuperarvi le parti precedenti. Nel frattempo, comunque, a chi sta vedendo il video in differita poi su YouTube, vi invito comunque a iscrivervi sul sito Viola, così che potete appunto godervi in diretta questi momenti. E iscrivetevi anche su YouTube, seguitemi su Instagram e su tutti i social, tanto trovate tutto in inbox, quindi non avete problemi a ritrovarmi, e lo stesso nome è ovunque. Allora, qui mi serve, ragazzi, che voi preghiate ben bene. Anche a livello di 4 stelle facciamo un piccolo check molto rapido, giusto per farvi capire la situazione. Allora, degli ultimi usciti, ovviamente, Chevreuse, Charlotte e anche Freminet, nulla. Linette ce l'hanno regalata, Kirara anche qua non pervenuta, come vedete sia Cave che Mika non ci sono, Faruzan e Yao Yao tanto meno, Candace tanto meno, e Yunjin nemmeno, Gorou nemmeno, Aizu nemmeno, Sara che in questo banner non c'è, Toma non c'è, Sayu non c'è, Rosaria non c'è, Diona nemmeno, Xinyan nemmeno, Yanfei. Quindi ragazzi, abbiamo una vastità di scelta. Mancano pure Sacrose, Chongyun, Noel in questo account, Bennett che è in retap, Ningguang, Razor, insomma, qua si può trovare tante cose. Quindi non ci sono obiettivi, ci sono soltanto pull da fare. Preghiamo, ma se esce il 5 stelle tanto è lei, quindi preghiamo raga che sia così. Se non esce il 5 stelle, speriamo magari appunto una copia per ogni 4 stelle, o almeno un Bennett sarebbe la cosa migliore, perché sapete Bennett serve tanto, anzi la C1 sarebbe top. Siamo pronti raga? Siamo pronti? Siamo pronti a tirare? Vediamo un po' come va, vediamo un po' come va. Io ho tanta paura. Avete ragione, ho degli achievement da riscattare. Non che questi mi cambieranno la vita, però. Però li riscattiamo lo stesso. Ecco. Abbiamo fatto dei piccoli achievement sui danni fatti grazie alla test run di Raiden. Ovviamente, i primi 50.000 danni in questo account non potete fargli Raiden della test run, manco mia, perché non ce l'abbiamo. Molto bene, siamo qua. Siamo pronti, raga. Allora, prima multi in questo banner. Siamo, io vi dico, a PT1, penso. Una cosa del genere, a PT comunque molto basso. Prima multina. Multina, tiriamo 4 stelle, ma non ci aspettiamo nulla di che. Però, però, speriamo in un personaggio. Vediamo, spadone insanguinato. Lama fredda. Messaggera dell'alba. Fatto del cecchino. Ecco, appunto, il peggio del peggio. L'arma. Io cosa vi ho detto? Personaggi e ci tirano un'arma, il peggio del peggio, proprio la distruzione totale delle nostre speranze. No, a parte gli scherzi, vabbè, noi abbiamo il meme multi delle armi, multi fortunata, era il primo sacrificial di questo account, quindi fa molto ridere. In realtà fa tutto molto ridere. Nel frattempo possiamo già iniziare a
acchiappare cose che ci servono, perché così facendo abbiamo 17 pull e 2, ce ne basta una e quindi arriviamo a 3 multi. In definitiva, 3 multi ce la facciamo. Va bene, allora qui c'è sicuramente uno dei tre personaggi del banner, perché quando esce un 4 stelle arma, il 4 stelle dopo ha il 33,3% di periodico di essere uno dei tre, perché è per forza uno dei tre, quindi ovviamente 100 diviso 3 fa 33,3% periodico. Quindi vediamo, ma vanno bene tutti, mancano tutti e tre, quindi vediamo cosa ci viene dato. Andiamo a un piti, boh, non si sa. Vediamo. 4 stelle, allora... chi sarà? Vediamo. Non ho sinceramente preferenze, perché Chevreuse, va bene, ci tocca andare a sbloccarci teleport a Fontaine, però va bene, non ho preferenze, personaggi nuovi vanno tutti bene, quindi siamo contenti a prescindere. Io qua ho detto, mi manca tutto, meglio un banner come questo che uno dove avevamo già roba, soprattutto su questo account. Quindi Chevreuse nuova nell'account, si va a Fontaine a farmare. Si va a Fontaine dietro l'angolo a farmare, però insieme a Shaling può essere effettivamente interessante la Chevry. Quindi dai, alla fine ci sta, letteralmente a due passi da lì. Prendiamo altre due e, visto che ci siamo, prendiamo anche questo. Sono sempre singole che si aggiungono, ragazzi, qui non si scherza. Abbiamo praticamente alla fine della fiera 9, le convertiamo, almeno ci capiamo qualcosa, ne abbiamo 12, quindi abbiamo anche altre due singole da aggiungere dopo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare prima le due singole e poi tiriamo per ultima la multi? Così per goliardia? Ci togliamo queste due singole prima e poi facciamo la multi per ultima? Così si crea anche un po' di suspense, tanto già ci sa una sincope a fare queste pull, figuriamoci se non si può. Mi sembra perfetto. Voi volete farmi star male, io voglio star male, perfetto. Ok, andiamo. Due singoline, let's go. Allora, 3 stelle, ci godiamo questa bella animazione per ricevere un bellissimo manuale di magia. Se almeno era il Trinling Tales, erano refine interessanti. E poi abbiamo anche... una lama fredda, come la tensione si taglia col coltello in questo momento. Dai, ultima multi. Che panico, che ansia, l'ultima multi, andiamo. Non ci credo, raga, non ci credo, contro ogni mia speranza, a piti tipo 40, 30, non lo so quanto siamo, però c'è anche un 4 stelle insieme, che è Chevreuse C1, diventato il mio personaggio preferito a quanto pare, ma non ci importa, dov'è? Eccolo! Non ci si crede! Questa schermata pensavo che non l'avrei mai più vista in vita mia! Vabbè, in Azuma stiamo arrivando. Nelle prossime settimane continueremo sicuramente, non velocemente, però godendocela, ma comunque continueremo la quest di Liyue, perché abbiamo un obiettivo, cioè da farmare per qualcuno in questo account, signori miei. Quindi... c'è da andare alla Zuma, perché questa signorina se no rimane a questo livello, eh. Allora, facciamo la foto di rito, perché è sempre bella vederla. Poi era tanto, non vedevo questa schermata. Ovviamente io questa donna non la pullo più da... febbraio 2022. Dopo quasi 2 anni è di nuovo con noi. Che bella, amorina. Bene, raga, bene, possiamo ritenerci soddisfatti e contenti. Quindi, oh, ecco, anche una bella Dragonsbane che fa sempre
Non ci sono più parole. Si va pure a Sumeru! Bisogna lasciare tutte le arco quest! C'è da sbloccare tutta la mappa! Ma sarà possibile? Tutti 5 stelle di permanente! Deia e Tigrani mi hanno dato in un account in cui si è sbloccato solo New e Mondstadt! Io ci voglio arrivare! Evviva! Un PG dentro da giocare con Raiden! Team Hyperbloom, Raiden, Tignari, Barbara, let's go! E poi insieme anche Fischl! Se no si fa i Barjon con la cosa, con la Shanling. Raga, questo account non teme più niente, riuscirà ad andare ovunque! Guardate questa multi! Fatemi una foto accanto a questa multi. Così proprio. L'esaurita. Mi chiamerete dopo oggi l'esaurita. Così. No, raga, meglio comunque che non ci fosse una doppia Raiden, ma lui, perché non avendo personaggi in questo account, meglio un garantito per qualcos'altro. Quindi facciamo foto, sorridiamo alla telecamera. Quali erano gli obiettivi di oggi? Non si sa. Vabbè, comunque, a sto punto, non tiriamo... No, vabbè, non abbiamo più niente, quindi abbiamo una singola da tirare. Questa ce la teniamo da parte. Perché la terremo più avanti. Queste rimarranno qua, perché non possiamo fare altrimenti. Una singola da parte adesso abbiamo. Una singola da parte, crediamo nel nostro futuro. Bene. No, niente singola per il meme. Niente singola per il meme. Questa la teniamo qua, perché abbiamo il garantito, non possiamo rischiare di perderlo. Beh, che dire, amici di YouTube, il video termina qui. Non doveva andare così. Il punto era trovare un Bennett, probabilmente. Non c'è Bennett, però c'è Raiden. E c'è anche Tignari. Quindi, niente, vedete perché dovete venire in live? Perché queste cose ve le vedrete, ma sempre senza l'enfasi con cui le viviamo noi. Detto questo, vi ringrazio, amici YouTube, per essere stati qua con me. Torneranno episodi della guida, perché qui c'è da buildare 45 cristiani. Grazie, come sempre, è stato un piacere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Venite in live sul sito Viola. Seguitemi su Instagram e su tutti gli altri social. E ci vediamo alla prossima. Ciao!